Ragazzuoli, quando il Marchessone inizia un video in questo modo e non sono nello spawn della modalità e sono ovviamente come stanno vedendo con le ali spia, ma non ho l'armatura spia. Tra l'altro guardate quanto è bella la mia collana in oro di creeper, ragazzi, è spettacolare. Fatemi sapere se vorreste una collana del genere, cioè bellissima. Tralasciando però le ali spia e tutto il resto, quello che ho ovviamente addosso, volevo dirvi una cosa importantissima, per il semplice motivo che appunto è stato segnalato una cosa da uno staffer. O meglio, non mi è stato detto del tutto, mi è stato detto solo: Marques, ti dobbiamo segnalare una cosa molto importante, devi venire in chiamata. Ora, io ho iniziato la registrazione, non so quello che mi vogliono dire, però se si parla di una cosa molto molto importante, io ho deciso appunto di dire ok, voglio registrare il tutto e voglio un attimino capire il motivo per cui uno staffer mi ha chiamato, uno staffer della modalità, quindi un helper, che comunque è un helper che noi abbiamo da tanto tempo e tutto il resto, quindi comunque è un helper fidato. Voglio andare a vedere quello che mi vogliono dire e soprattutto, ragazzi, dobbiamo andare a vedere se è una cosa importante che appunto posso dedicarci un video. Non ho idea, ma andiamo a parlare direttamente con loro, sono molto molto curioso, ragazzi, di quello che mi vogliono dire. Sapete perché mi piace fare questi video? Per mettervi anche al corrente di tutte le situazioni che ci sono dietro. Ovviamente ogni singolo video ci sono tante segnalazioni che mi vengono fatte e che io appunto devo gestire. Ragazzuoli, non perdiamo tempo, io ho la chiamata dallo staffer che mi sta arrivando su Discord. Quix, dimmi tutto, cosa che è successo? Allora, ciao Marco, innanzitutto buonasera. Buonasera, dimmi pure. Beh, io sono preoccupato perché ho detto una segnalazione importante, ho detto ok, vediamo che succede, spiegami pure. Sì, abbastanza importante, abbiamo più di 20 ticket aperti perché reportano che tu stai griffando basi. Adesso non so se è per un video oppure per qualcosa del genere, ma ci sono molti player che stanno reportando un griff di basi da parte tua. Griff di basi da parte mia? Mi sembra molto strano. Scusami, in quanto tempo sono stati aperti questi ticket? Oggi, ieri? Perché ieri c'è stata la live, quindi non ho fatto nulla, quindi credo da oggi che sono aperti questi ticket, no? Allora, questi ticket sono aperti da stamattina, hanno aperti, ti dico, ne sono precisamente 22 e sono stati aperti tutti e 22 nella fascia oraria tra le 11 e mezzogiorno. Quindi dei giocatori hanno segnalato su Discord che io, quindi c'è proprio io il mio account, non a dire che è un altro, proprio il mio account Marques, no, tuo account, e sto andando a griffare dei giocatori? Sì. È una cosa impossibile perché, cioè, se io faccio video, a parte che aiuto sempre tutti, poi se devo appunto griffare delle cose vado con gli alt, ma rimetto comunque poi tutto a posto, quindi mi sembra molto strano che sono arrivate queste segnalazioni. Sei così sicuro? Allora, io non lo so, ho visto i ticket e i ticket parlano tutti di questo, quindi sì, ne sono sicuro. È anche arrivato un altro ticket ultimamente dove hai truffato anche un player. Ci sta qualcosa che non va, perché io non ho fatto nulla di sta roba che mi stai dicendo, assolutamente. E ti ripeto, se io griffo una base per un video, poi io vado a rimettere tutto a posto. Ci sono arrivate segnalazioni proprio su questo e soprattutto abbiamo verificato con cura e sì, è dal tuo account che arrivano. Allora, ci sta qualcosa che non va. È appena arrivato un ticket e mi dice adesso, che in questo momento? In questo momento e dice che tu hai appena griffato una base a queste coordinate. Ma non è impossibile, cioè io sono... Dimmi le coordinate, mi voglio tippare, dimmi le coordinate. Le coordinate sono meno 684, 61, meno 3054. Ho le coordinate, ho tutto, ma ragazzi, a questo punto, prima di andare, essendo che non voglio andare a farmi vedere subito con il mio account, andiamo a fare una cosa, disguise player, e andremo direttamente, ragazzi, con un nuovo account. Io perché, non so, sta arrivando una segnalazione adesso in questo momento, mi sono montato su Discord. Andiamo ovviamente a cambiare nome, ci andremo a chiamare The Street... che ne so, Street Dog, una roba del genere. E boom, ci siamo. Come vedete, sono entrato subito in disguise. Ora, ragazzi, possiamo andarci a tippare. Ho le coordinate salvate. Ok. Allora, piano. Vedo un villaggio qui dietro, tutto mezzo distrutto, e una casettina qui sopra. Mezzo distrutto, sì. Mi ha detto che stava avvenendo un griff il signor Quix, quindi l'helper, perché appunto si chiama Quix. Io sto vedendo qui, sì, c'è un griff, ma non vedo nessun giocatore. O meglio, ragazzi, non ho proprio idea. Come diavolo è possibile una cosa del genere? Va bene, ora proviamo ad andare. Ok, c'è una casa qui, però è un griff. E non c'è nessun griff, ragazzi. Che vuol dire? Mi è stato segnalato un griff. Allora, o mi sta dicendo cavolate e mi sta trollando, ma non c'è nessun griff. Ci sono dei giocatori. Ma perché c'è letteralmente? Allora, ci sta qualcuno che si sta fingendo me. In questa cosa potrebbe essere. Ora, ok. Infiltriamoci a scavare. Tutti stanno scavando. Vado a scavare anch'io. Stanno tutti scavando. Non sto capendo perché li sta facendo tipo scavare, ragazzi. Ok, mettiamoci a scavare anche noi. Non lo so. Ora, voglio un attimo capire cos'è che sta succedendo. Cioè, a quel punto. Oh, perché? Ma poi perché c'è il mio account? Capite? Se io vado nella tab, vedo Owner Marques, quindi c'è qualcuno che effettivamente... Sono altri giocatori. Salve. Oh mio Dio. Vabbè, ok, scaviamo. Ok, siamo zitti e scaviamo, ragazzi. Da quello che ho capito adesso, praticamente, quello che sta succedendo è che è tipo se lui sta sequestrando, passatemi il termine, questi giocatori, li sta facendo lavorare. Cioè, questo è cosa. Però non c'era nessun griff. E questa è la cosa che non mi convince. O potrebbe essere uno staffer, perché per forza, ragazzi, gli staffer
hanno il potere di cambiarsi nick. Ma il punto è che nessuno può mettersi con il mio nick, perché capite che è letteralmente illegale. Ok, 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 piano, 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 non lo voglio guardare. Io voglio capire adesso cos'è che sta facendo, soprattutto cosa c'è dentro questa casa. Cioè, tu mi stai dicendo che tutti questi giocatori stanno scavando e così, guarda, 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 stanno tutti scavando e lui li tratta anche male. Non capisco perché mi sta guardando. Oh, che sta facendo? Oh, mi ha messo un cartello. Tra l'altro, quanto sono belle le ali spia. Le flex, le ali spia, belle, vero? Fammi vedere. Seguimi. Ok, va bene. Saliamo sopra e vediamo cos'è che mi deve dire. Ok, 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 va bene, va bene. Sono curioso, è proprio qui che volevo arrivare. Che figata comunque questa casa, che spettacolo. Dimmi, dimmi, cosa c'è? Vediamo che mi deve dire. Beh, è arredata bene questa casa, però anche la scrivania. Tutto quanto bello, bello. Oh, oh, oh. Ti porto anche un altro giocatore, Fastino Gurdo. Ok, vediamo cosa ci vuole dire. Sono curioso, dai. Voi due dovete fare una missione. Di che missione stiamo parlando? Vorrei un attimo sapere, perché sai, cioè, nel senso, mi dici di fare missione. Che missione dobbiamo fare? No, TNT, un accendino. No, no, no. Ok, ok, ok. Sì, certo, facciamo tutto quello che dici tu, signor Marquez. Vedi però ad una casa. Prima dovete rubare tutto e poi dovete farla saltare in aria. Cioè, aspetta, rubare tutto. Che dobbiamo fare con il loot? Ovviamente dovete darlo a me. Ok, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Ok, va bene, sì, sì, signor Marquez. Ok, ora, io devo capire innanzitutto chi c'è dietro questo Marquez. Ok, che molto probabilmente sarà uno staffer, ragazzi. Per forza, ragazzi. Però io ovviamente con questo account non ho tutti i permessi. Ho solo i permessi di DP e tutto il resto. Non ho nemmeno i permessi di andare incredibile, immaginate. Ci ha letteralmente teletrasportati qui e ha messo subito un cartello. Dovrete scavare esattamente sotto di voi e troverete la land da griffare. Ovviamente dovrete darmi tutto il loot. Ok, quindi se dobbiamo anche griffarla, prima di tutto dobbiamo andare. Allora, signor Fastino, ok, andiamo. Prima rubiamo e poi griffiamo tutto. Se teoricamente qui c'è... Oh, 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 ok, qui si scende, però ho molta paura. Fabio, oh mio Dio, no. No, ragazzi, però mi dispiace un sacco rubare. Allora, ok, fermi, perché effettivamente, essendo che abbiamo un server super super protetto, con tante protezioni e tutto quanto, abbiamo la possibilità di far tornare tutto quanto indietro. Quindi, Fabio, se stai vedendo questo video, non ti preoccupare, non hai perso nulla, non ti preoccupare. Io lo sto facendo per il video, quindi per vedere cosa succede e soprattutto chi c'è dietro questo Marquez. Dopodiché ti andremo a rimettere tutto. Abbiamo tutti i backup, quindi stai tranquillo. Dovrebbe essere da qualche parte. Oh, eccola qui. Bene, bene, bene. Ok, dobbiamo rubare prima tutto. Guardi, cose importanti. Cos'è che gli possiamo rubare a questo giocatore? Ragazzi, mi sta dispiacendo in una maniera che voi non avete idea. Qui non c'è nulla, in questa cassa non c'è nulla. Abbiamo anche un'altra cassa qui sotto. Mele, oro, non credo, ragazzi. Oh, un panda coccolone, a petta, va bene, queste cose. Andiamo sopra, vediamo se c'è qualcosa di più importante. Oh, pezzi di armatura. Ma a questo punto sapete cosa? Mi rubo direttamente questo. No, no, ragazzi, mi dispiace. Vabbè, ok, dobbiamo farlo, dobbiamo rubare tutto. Quindi rubiamo tutti gli shulker. Cioè, ci sono, aspetta, ma ci sono kit dragon. Quindi lui potrebbe essere un dragon del server. Cioè, è un kit praticamente ancora che lui doveva sicuramente riscattare. Che poi lui ci ha dato i permessi per rubare. Cioè, vi state rendendo conto? Non ci credo. Ok, rubiamo anche i libri. Tanto dobbiamo dargli tutto, ragazzi. Voi non vedete, dobbiamo dargli tutto. Armature potenti ce ne sono? No. Oh, abbiamo trovato. Ok, uno shulker box. Sì, ma è vuota. Quindi dobbiamo vedere se c'è qualcos'altro. Non c'è nient'altro. Qui c'è della redstone. Ho visto. Vediamo se mi sbaglio. Che redstone a pislazzuli. Va bene, non ci interessa. Ebbene, abbiamo trovato tutto. Questo è quello che abbiamo trovato. Ora vediamo un attimino. Fatemi parlare con il mio amichetto. Abbiamo trovato cose molto, molto, molto importanti. Griffiamo subito o prima gliele andiamo a dare? Ora non lo so. Se lui gliele vuole dare subito, più che altro perché sapete cosa? Ho paura che griffando questa zona potrebbe essere un casino. O almeno che possiamo iniziare a piazzare le TNT e iniziamo a far accendere da sopra. Ok, no, ragazzi, io veramente mi dispiace un sacco. Va bene, iniziamo a piazzare le TNT. Dai, non facciamolo ancora esplodere, però iniziamo a piazzare le TNT. In questo caso, sapete cosa, ragazzi? Ci conviene, secondo me, fare così: iniziare a piazzare tutte quante le TNT e dopodiché saliamo sopra e le facciamo esplodere. Perché sennò moriamo e qui l'owner Marquez si arrabbia e dobbiamo dare comunque prima tutto il loot. Ricordiamocelo, ragazzi, perché se moriamo il loot lo perdiamo. Quindi dobbiamo farci un attimino una via di fuga. Quindi scappiamo, andiamo sopra e possiamo andare anche a farle con le TNT. Magari non utilizziamole tutte, però un pochettino. Ok, perfetto. E dobbiamo salire sopra ora. Spero che lui mi abbia capito, ragazzi. Bisogna salire sopra. Bisogna salire sopra e dopodiché far esplodere tutto. Quindi facciamo una mini scalettina per salire. Boom, dopo facciamo saltare tutto in aria. Fabio, mi dispiace un sacco se stai vedendo la tua land saltare in aria. Ma non ti preoccupare che appena entrare nel server avrai tutto quanto. Stai tranquillo. Boom, ci dovremmo essere. TNT attivate. Corri, 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 corri. Inizia a saltare tutto in aria. Ok, piano. Oh, è saltato tutto in aria. Perfetto, dobbiamo tornare sopra. Ok, il mio amichetto è tornato. È vivo, siamo tutti vivi. La land è esplosa. Quindi teoricamente la missione è stata fatta. Ora non rimane altro che appunto andare a dare tutto l'inventario a questo owner. O meglio, tutto loot che abbiamo trovato. Tutte le cose che abbiamo rubato. Oh, mi ha direttamente tippato. Dov'è? Oh, eccolo qui. Perfetto, dovrebbe tippare anche il mio amico. Per favore. Ok, sicuramente avrà visto il modello da spettatore e tutto quanto. Allora, questo è tutto l'inventario. Tieni, kit dragon, TNT. Vabbè, io do anche queste. Queste TNT me ne tengo. Le pepite, un kit blades. Abbiamo trovato solo questo. Questo è quello che abbiamo trovato. Glielo vado anche a dire. Questo è quello che abbiamo trovato. La base è completamente saltata in aria. Hai visto? Come tutto qui. Ci sono due kit dragon. Come tutto qui.
qui. Cioè, sono i kit più potenti della modalità. Come mi fai a dire tutto qui? Vabbè, ovvio che ho visto. Ok, vedete, appunto, già visto tutto. Perfetto. Quindi ora teoricamente abbiamo fatto un ottimo lavoro. Abbiamo fatto il lavoro che ci ha detto lui. Ha piazzato un nuovo cartello. Vediamo quello che ci vuole dire. Ma io non ho capito. Cioè, nel senso, lui griffare questa casa e appunto poi andare a rubare. Che cosa lo gli porta? Nel senso, non capisco. O perché vuole fare un dispetto a me, in modo che appunto poi vedete, ah, Marco si sta griffando, e quindi io ci faccio la figura veramente pessima. Ora rimane l'ultima casa da rubare e avete finito. Perfetto, allora mandaci pure, anzi non mandaci, tippaci pure nell'altra casa direttamente. Andiamo direttamente a farci tippare lì e vediamo. Una volta che abbiamo rubato anche questa, è tutto ok, credo, no? Ci ha appena teletrasportati in un'altra zona. Oh, che cosa? Ok, ha messo un cartello, fatemi vedere cosa ha scritto. Rubate tutto e portatemi tutto quello che ha. Ok, quindi abbiamo una, due, tre case. Comunque va bene, Albe 23. Ok, Albe, anche te non ti preoccupare, ti ridaremo tutto. Vediamo cosa... casse vuote, ci tippa letteralmente in una zona dove non ci sono casse. O meglio, sono vuote o... cosa? Stai dicendo che veramente sono armature dragon? Ok, prendiamo le armature dragon, ragazzi. Oggi tutte le armature dragon, che sono letteralmente le armature più potenti. Cioè, il kit più potente. Vabbè, non ho idea. Va bene, prendiamo tutto. Magari armor set non li prendiamo. Mi shulker era qualcosa? Non ha nulla. Qui sotto ha qualcosa? No. Cesta nascoste, magari sotto la cassa. Cesta nascoste non ne ha. O meglio, sembra di no in questo momento. Quindi possiamo provare ad andare anche nelle altre case. Qui c'è qualcosa. Anzi, qui, essendo che sta controllando lui, posso andare direttamente in quest'altra casa. Sempre di Albe 23. Apriamo qui. Cosa? Ghiaccio. Ragazzi, giuro, sembrano blocchi di diamante, non ha nient'altro. Cosa c'è scritto? Ah, credo che siano cartelli che stava scrivendo con un amico. Però prima di tornare da lui, voglio dire, la cosa che mi puzza è che lui ci sta praticamente portando a rubare delle cose. E perché non lo può fare lui? Io infatti mi sono fatto questa domanda e ora vi spiego il motivo. Semplicemente perché se lui lo va a fare, ragazzi, esce il nome vero, ovvero nome vero, non Marques, ha rubato a questa casa. Perché noi abbiamo tutte queste cose che possiamo vedere essendo io owner e tutti gli altri staffer. E ora si spiega il motivo. Ora devo solo capire dove è Marques. Marques, dove sei? Vabbè, io posso mettere tranquillamente un cartello vicino dove l'ha messo lui e dico lascio tutte le cose qui. Ok, eccolo qui, perfetto. Tieni tutto quanto. Boom, abbiamo trovato queste armature. E ora gli andremo a dire, anzi andiamo a far esplodere la casa, no? Tutto, andiamo, seguimi, seguimi, dobbiamo far esplodere tutto quanto. Ah, gli sta dando anche altre cose che ha trovato. Si è messo l'armatura dragon, così. Ah, lui ha trovato anche i diamanti. Ho visto che anche gli ha dato una shulker. Ok, vieni, vieni, iniziamo a far esplodere anche la casa. Tieniti sopra, sotto, dappertutto. Ok, perfetto. Che succede? Perché sento picchiare? Perché è stato chiedo tutto? Ma non dobbiamo farla esplodere. No, 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 fermi, questa casa la devo vendere. Ah, deve vendere la casa. Ah, ok. Ok, quindi non dobbiamo farla esplodere teoricamente. Ok, quindi non dobbiamo farla esplodere. Solo dovevamo rubare, giusto? Teoricamente dovrebbe essere così. Perché strano, ragazzi? Cioè, ora devi vendere anche la casa. Cioè, sto rubando le case anche vendere per farsi praticamente dei soldi. No, ragazzi, questa cosa è fuori di testa. E ci ha di nuovo teletrasportati qui in questa zona. Ora, quello che voglio capire è che dobbiamo scavare di nuovo. Non ho idea. Qui abbiamo comunque bene permessi. Scendiamo giù. Cioè, loro veramente stanno ancora scavando. Cioè, ragazzi, lui ha delle persone che fa lavorare. Praticamente sono come i suoi schiavi che stanno qui a lavorare. Dice da prima che stanno scavando, va bene? Non mi dire che li sei di nuovo, cioè veramente viene qui e che fa, li maltratta, cioè capite? È una cosa bruttissima, perché fa passare un messaggio bruttissimo, ragazzi. Cioè è come se lui, non è come, anzi è lui che sta letteralmente utilizzando il mio nome per fare tutto questo casino sul server. Cioè un giocatore ad esempio, prendiamo lui, ok? Alexander Pino, cosa può pensare di me, ragazzi? Marques prende i suoi fan e li mette a scavare delle cose, non gli dà nemmeno di premi, ha dei suoi schiavi che fare, cioè capite? E ho anche finito il piccone. C'è solo un problema. Io senza piccone come faccio a continuare a scavare? Cioè devo scavare con le mani. Non ho capito sta roba. Almeno che... oh, che succede? Ha messo un cartello. Ok, ora tutti sopra. Avete tutti una missione da fare? Tutti una missione da fare. Quindi dobbiamo andare tutti sopra. Ok, va bene, andiamo tutti sopra. Cioè ragazzi, letteralmente lui ci sta schiavizzando. Cioè non sto scherzando. Tutti in riga. Ok, va bene, tutti in riga. Ok, va bene, tutti in riga. Dobbiamo stare tutti qui. Manca ancora l'ultimo da questa parte, Alexander Pino. Cioè poi guardate cosa sta facendo. Cioè capite che la cosa che mi dà più fastidio, ragazzi, è che lo sta facendo con il mio nome ed è una cosa bruttissima. La missione è costruire una prigione. Dobbiamo costruire una prigione. Cosa c'è qui? Ossidiana. Ok, sì, signor capo. Il problema è che abbiamo bisogno di un piccone. Ecco, se possibile. Cioè, nel senso, signor Marques, abbiamo bisogno di un piccone. Sai com'è? Mi ha finito tutto. Se mi darei un piccone a tutti quanti sarebbe anche meglio, perché non ho assolutamente nulla. Piccone l'abbiamo recuperato, ci ha dato tutto a tutti. Abbiamo lo shulker per costruire la prigione. Andiamo a vedere. Che poi, aspetta, la domanda è: perché una prigione? Mi stanno venendo cose in mente che non vorrei pensarci, ok? Va bene. Ora, se lui sta facendo una prigione, molto probabilmente è per, come dire, magari poter incarcerare dei giocatori. Non ho idea. Loro stanno scavando e voglio fare. Allora, iniziamo a fare quindi questa prigione. Ho più o meno un'idea. Comunque ci ha dato tutto quanto. Quindi barre di ferro, leve, porte, ossidiana, tutto quanto, tutto quanto. Quindi magari facciamo una base di questo tipo, quindi con tutta ossidiana in questo modo. Ok, magari andiamo anche uno più avanti. Anzi, facciamolo arrivare fino a qui, perché comunque deve essere bella grande la prigione, assolutamente. Quindi boom, andiamo avanti e finiamo di chiudere tutto quanto al centro.
dentro. Dopodiché voglio fare magari una parte così, perché deve essere una prigione dove ovviamente non si può scappare. Ma io, ragazzi, ho già un piano. Io vado ad infiltrarmi nella prigione e poi farò saltare tutto quanto in aria. Non vi preoccupate, ragazzi, ho già un piano, ragazzi. Il Marchesone per queste cose è super 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 furbo. Non vi preoccupate, se sono l'owner del server, ragazzi, so fare le mie cose, quindi state tranquilli. Ora andiamo ad alzare magari in questo modo, magari non alziamo troppo, chiudiamo in questo modo e andiamo a chiudere anche da questa parte. Non sbagliamo, perché qui per rompere praticamente un blocco di ossidiana ci mettiamo una vita. Bene, qui fuori allora fatemi mettere tutti quanti i shulker che ho recuperato. Negli shulker teoricamente c'erano delle leve, esattamente, quindi ah, già le hanno messe, perfetto, quindi già mi hanno anticipato. Barre di ferro, iniziamo a fare le celle, quindi perfetto. Ora è un po' piccolina, però io posso fare magari delle celle in questo modo, quindi la prima cella la possiamo mettere da questa parte e andiamo ovviamente ad alzare e mettiamo una porta per far entrare i giocatori. Ora ragazzi, voglio lasciarmi un pochettino di spazio dietro per poter fuggire. Ora ci penso io, non vi preoccupate, ci penso io, perché ragazzi questo spazio lo sto facendo perché ho un piano in mente. Quindi ora fatemi fare una video uscita qui, tanto non mi dirà nulla assolutamente, sto solo facendo una video uscita che ovviamente nessuno saprà, ma la dovrò utilizzare io. Quindi qui andiamo direttamente a chiudere e dobbiamo mettere delle porte, esattamente, quindi abbiamo fatto tre celle, possiamo farne un'altra. Due vanno bene in questo modo, anzi facciamone un'altra magari da questa parte, proprio vicino all'entrata e un pochettino più piccolina, e andiamo a dividerla da questa parte. Tu spostati e ok, chiudiamola in questo modo. Hanno finito tutto, sto ovviamente progettando il mio piano e vi spiegherò, ragazzi, qual è. Voglio farmi una via di fuga. No, perché no, non dovete scavare. Ok, devo farmi una via di fuga, ragazzi, da solo. Oh, c'è Marcus, c'è Marcus. Ok, facciamo finta di stare lavorando. No, ok, ora se la prende direttamente con lui. No, esci fuori da qua, fermo, che stai facendo? Ah, se mi devi rovinare tutto il piano. Sicuramente è venuto a controllare se tutta la prigione è fatta bene. Abbiamo fatto una mini prigione, tra virgolette. Ora io qua devo fare un piano di fuga, ragazzi. Ora vi spiego perché nel mente lui è distratto, esattamente. Io ora vado verso sopra piano. Ok, devo tapparmi. Ok, via, sono shiftato. Non mi può vedere, devo andare verso sopra. Non mi hai visto? Andiamo verso sopra, ragazzi. E voglio tranquillamente andare a mettere tutte le TNT sotto la sua casa e voglio farla esplodere. Ora ci penso io, ragazzi, ci penso io. Ho tutta la missione, devo solo capire un attimino dov'è casa sua. Ok, qui siamo sopra la prigione. Ok, dobbiamo ancora andare verso sopra. Quindi dobbiamo andare. A questo punto sapete cosa faccio? Vado qui sopra. Zitti. Chiudiamo in questo modo, sembra che non c'è nessuno. Chiudi bene. Ok. Siamo sotto la casa dove Marques ci ha portato, ragazzi. Questo Marques falso, chiamarlo Marques mi dà anche fastidio, ma ci dovremmo essere ora. Ok, siamo sotto, quindi fatemi vedere il Termut, sono qui. Ok, sembra che non c'è nessuno ed è tutto sotto controllo. Dobbiamo farci un mini scavo e mettere tutte le TNT, ragazzi. Ora ci penso io. Devo vendicarmi, devo assolutamente vendicarmi. Col cavolo che ti faccio fare una prigione del genere e ti faccio imprigionare i giocatori lì. Io spero solo non mi veda, ragazzi, perché se mi vede è la fine. Teoricamente, se io vado a mettere le TNT fino da questa parte, non ne ho molte, ragazzi, però quelle che mi sono avanzate. Tanto sono in alto, quindi non mi vede. Tac, tac e tac. Perfetto. Ora, praticamente è tutto ok, perché qui c'è la TNT scavando sopra, se non mi sbaglio. Ora, fatemi vedere un attimo. Se io rompo queste TNT qui, togliamo le leve perché ho paura di far esplodere tutto. Ma se io scavo sopra, esatto, vuol dire che effettivamente c'è subito la TNT. Quindi se io vado a mettere poi da sopra una pressure pit, salta tutto in aria. Ok. È tutto sotto controllo. Ora dobbiamo andare sopra. Ma che sta facendo? Sta imprigionando tutti? Ok, scendiamo sotto, ragazzi. Scendiamo sotto. Tanto poi non rimane altro che tornare sopra nella sua casa e far esplodere tutto. Ora, però scendiamo sotto, perché se non mi vede, ragazzi, può sgamare tutto quanto il piano ed è un problema. Sono sbucato qui, ragazzi, perché andando lì ci sono effettivamente tutti e potrebbe essere un problema. Eccoci. Non volevo andare giù perché c'era Marques ed è arrivato sopra. Io appunto volevo nascondermi qui per vedere cosa è che si stanno facendo. Che ci fai qui? Nulla. Ti stavo appunto cercando. Facciamo finta che effettivamente lo stavamo veramente cercando, che appunto non c'era e così via. Guarda cosa ho trovato. Cosa hai trovato? Non ci credo, ragazzi. Molto probabilmente in modalità spettatore. No, sei stato tu. No, io ti stavo solo venendo a cercare. Non ho fatto nulla, assolutamente. No, assolutamente. Nulla. Io non ho fatto nulla, assolutamente, signor Marques. Ci siamo fatti sgamare, ragazzi. Questa volta non me la sono giocata benissimo. Però, sì, come no, vai subito in prigione. Non ci credo. Mi metto in prigione? Ma ha imprigionato tutti gli altri. Ok, chiudiamo anche qui. Ha imprigionato tutti gli altri, ragazzi. Tutti quanti li ha imprigionati. Cioè, non ci posso. Ora sto realizzando. Cioè, nonostante gli ha fatto letteralmente. Mi ha svuotato completamente l'inventario. Nonostante agli altri gli ha fatti, o meglio, anche a me. Anche l'armatura mi ha tolto. Ci ha fatto scavare e creare una prigione. Ci ha imprigionati nella stessa prigione che abbiamo creato. Cioè, non possiamo fare nulla. No, ragazzi, questa roba è fuori di testa. Aspetta, sto pensando una cosa. Io avevo un piccone da qualche parte nella Ender Chest. Piccone, invisibilità, e c'ho Fruit che avevo messo da parte. Aspetta, ragazzi, sappiamo tutti cos'è che permette di fare il Chorus Fruit, vero? Ci permette di teletrasportarci. È arrivato il momento, ragazzi, di attuare il nostro piano. Usciamo da qui e scopriamo chi diavolo c'è dietro. Quindi se io mangio, anzi, prima pozione di invisibilità, mangiamo il Chorus Fruit. Oh oh oh! Ve l'ho detto, ragazzi, che funzionava. C'è anche delle cose che io posso recuperare. Vediamo. Posso recuperare della terra. Tanto lui se n'è andato, ragazzi, perché ha detto: oh sì, tanto li ho imprigionati, non possono fare nulla. Sei sicuro? Ok, ho bisogno solo di legno. Guardate cosa faccio, ragazzi. Guardate cosa faccio. Ora mi diverto. Ora è arrivato il momento di divertirmi. Quindi rubiamo un attimino un pezzo di legno da questa parte. Ho bisogno di fare una pressure plate. Quindi boom. Facciamo così. Creiamo una pressure plate. Ora teoricamente la TNT dovrebbe essere qui. Esatto, quindi faccio così. Via. Tutto quanto esploso in aria. Via. Dovrebbe saltare tutto quanto in aria. Oh!
Ok, ora non rimane altro che togliere il disguise. Quindi undisguise, tornati con Marcus finalmente. Ora abbiamo tutti i permessi. Bene, bene, bene. Andiamo a fare undisguise all'altro Marcus. E ora dovrebbe apparire. Ok, intanto fatemi liberare tutti questi poveri giocatori. Prendiamo un piccone, ragazzi. Super PKX, area 5. Liberiamoli in qualche modo. Quindi ok, piano, 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 piano. Oh, 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 uscite. Via, 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 via. Oh, ok, credo che sto rompendo un po' tanto. Però se faccio così, boom, ok, ho liberato tutti. Super PKX, ragazzi, è veramente super, super potente. Ho disattivato il Super PKX. Uscite, 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 uscite. Ok, andiamo in creativa. E ora devo solo aspettare che lui torni qui. Dovrebbe tornare. Non arriva nessuno. Che strano. Ok, gli altri giocatori stanno scappando, tranne lui che è rimasto letteralmente fermo. Non c'è effettivamente nessuno però che arriva. O forse mi avranno visto. O non ca... Oh, eh? Che diavolo? L'admin supremo sta tornando. L'admin supremo sta tornando. Che vuol dire? No. No. No, io ragazzi ho gli incubi dell'admin supremo, no. Ok, ragazzi, no, no, fermi. Io ho ritrovato solo questi cartelli. Però non sono riuscito a capire chi diavolo era dietro con l'account. Mi dovete aiutare nei commenti. Entrate nel server e indagate su questo. Questo è il mio.